Allora, se li sentite tutti, noi partiremmo. Abbiamo 80 prima che ti sposassi. Deve essere spento. Abbiamo il nostro ufficio stampa collegato da Milano con una serie di giornalisti collegati che ci stanno seguendo. Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo qui, ci parliamo un attimo un po' raccolti, così è più intimo. Poi però scendiamo a brindare alla fine a questa iniziativa. Allora, abbiamo un bel parterre di relatori questa sera. Parleremo di una rassegna itinerante che coinvolge tutto il Monferrato e che davvero mette insieme le forze e anime diverse per fare di questo Monferrato on stage un evento itinerante irrinunciabile, insomma immancabile per turisti e per residenti ovviamente. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, vestito rock appositamente e quindi con il dress code giusto, ed è a lui che diamo la parola per iniziare questa serata insieme. Grazie a tutti. Grazie mille, buonasera a tutti, anche chi è collegato da remoto, ci fa molto piacere. Beh, io intanto ringrazio tutti i nostri collaboratori, naturalmente Visit Piemonte, l'ATL, tutte le ragazze e i ragazzi che hanno collaborato insieme a Cristiano, a Sara, insomma tutti i ragazzi di Monferrato Stage, tutti i comuni, mi sembra siano 13 o 14 quest'anno, ottava edizione, un percorso che è sempre stato crescendo, molto bello, molto interessante. Le prime volte che con Cristiano, con Sara, insomma, con gli altri ragazzi, con Bruno, ne abbiamo parlato di questi eventi, mi ricordo come se fosse adesso, Cristiano diceva bisogna portare qualcosa nel Monferrato perché non c'è niente. Bene, quel non c'è niente oggi non si può più dire. Oggi c'è entusiasmo, c'è tanta volontà, c'è tanta voglia di Monferrato, lo scopriamo tutti i giorni perché ormai il Monferrato è una meta nuova turistica e quindi noi, sapendo che è una meta turistica, dobbiamo darci da fare, quindi dobbiamo riempire le nostre serate estive con eventi, perché chiaramente il turista arriva, vuole mangiare, bere, conoscere, vedere, ma giustamente la sera vuole rilassarsi un pochettino. Ecco che Monferrato on stage appartiene, siamo su questa dinamica, sono veramente tutti capaci in gamba, ho visto che ci sono programmi eccezionali, quindi veramente molto importante, credo che siamo tutti sulla strada giusta. Naturalmente lo dico da astigiano, sono orgogliosamente astigiano, monferrino, e quindi credo che la strada sia tracciata. Lo dico anche non solo per Monferrato stage, lo dico anche perché la Regione Piemonte sta crescendo tanto. Stiamo vivendo quasi, o forse lo racconteremo fra qualche mese, il boom degli anni 80. Noi non troviamo più un muratore, non troviamo più un elettricista, non troviamo più un panettiere, non troviamo più un dipendente, un operaio, un dirigente o un professionista, perché c'è tantissimo lavoro. Stiamo crescendo. Chi ha voglia di lavorare, chi ha voglia di fare in Piemonte e nel Monferrato non è senza lavoro. E solo senza lavoro qualcuno che magari non cerca un lavoro, ma cerca il lavoro, quello che vorrebbe, come tutti i sogni. Io da piccolo volevo fare l'elicotterista, ahimè, faccio tutt'altro, e quindi quello non lo puoi fare. Però ecco, è un momento magico, per cui noi siamo molto contenti e soddisfatti di essere tutti qua questa sera a presentare questa bellissima stagione. Adesso naturalmente io mi fermo perché non so cosa succederà da qui in avanti, però vi ringrazio davvero, abbiamo fatto tutto il possibile come regione per poter essere al vostro fianco, lo continueremo a fare nei prossimi anni, se Dio lo vorrà, come si dice, perché noi poi abbiamo anche bisogno dei voti, quindi il prossimo anno decideremo, ma sicuramente ormai questo momento di Monferrato Stage diventa irreversibile, cioè c'è proprio voglia, la gente, i ragazzi, le proloco, ecco, non dobbiamo dimenticarle, aspettano ormai questi momenti, per cui sono contento che ci sono tante adesioni anche da parte di altri comuni, non solo astigiani, questo ci fa un grande onore, sicuramente è una rassegna che si allargherà ancora, abbiamo bisogno del contributo di tutti, ma sono convinto che continuerà a crescere come ha fatto in questi anni, per cui in bocca al lupo a tutti e grazie per quello che fate per il nostro splendido Piemonte. Allora, viva il lupo, grazie vicepresidente. Vabbè, questa sala già da sola dimostra non solo che nel Monferrato non c'è niente, ma che c'è veramente tanto e quindi siamo tanti qui. Come diceva giustamente il vicepresidente, c'è una regione che crede molto in questo territorio, in tutto quello che è il suo fermento, le sue iniziative, a partire proprio da Visit Piemonte. Abbiamo qui la consigliera del CDA, Gabriella Aires, per un saluto da parte appunto di tutto il CDA, del presidente Beppe Carlevaris e di Visit Piemonte. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per
essere qua e naturalmente porto saluto da parte del presidente Beppe Carlevaris, dal consiglio di amministrazione e da tutto lo staff di Visit Piemonte che tanto si attiva sempre nella promozione turistica del Piemonte. Il progetto sul Monferrato è un progetto che per me è stupendo perché ho vissuto 25 anni a Moncucco, quindi non lontano dai territori dove ci saranno anche i vari eventi di Monferrato on stage. Quindi sono contenta e onorata di essere parte del CDA in un momento così importante in cui si va a valorizzare un territorio nel quale io ho sempre creduto, ci sono cresciuta, quindi per me il tartufo, il vino dell'Alto Monferrato, le pievi romaniche piuttosto che i piccoli borghi sono sempre stati unici e bellissimi e da sempre io ne ho parlato bene dei miei viaggi perché comunque è un'attività che mi porta al di fuori del nostro territorio, mi porta anche in altri luoghi del mondo e sempre ho parlato del Nord Monferrato per una questione di affezione. Sicuramente il fatto di avere storia, enogastronomia, un paesaggio unico e magnifico è già un valore aggiunto importante. La cosa fondamentale è farlo conoscere ai visitatori che tante volte chiedono le langhe, ma quando scoprono il Monferrato dicono mamma mia, ma sono belle tanto come, è bello tanto come il Monferrato, se non di più. Quindi sicuramente il fatto che ci sia questa rassegna abbinata ad Oro Monferrato darà ancora più visibilità e valore. Il numero dei visitatori nel 2023 è notevolmente cresciuto e sta attualmente crescendo tantissimo. Quindi un grazie alla Regione che sicuramente investe e vuole credere in questo territorio e un grazie a tutti voi per essere qua. Grazie, grazie alla consigliera Aires. Giulia che ci segui da Milano, tutto ok? Tutto benissimo, mi sentiamo e possiamo procedere. Grazie, allora continuiamo. Grazie, la consigliera diceva come appunto è bello vivere insieme questo momento di grande fervore turistico e non solo, proprio di vivacità di un territorio che come sappiamo viene seguito giorno per giorno, ora dopo ora, da un'unica TL che riunisce ormai da quasi quattro anni Langhe, Monferrato, Roero e allora insomma ho il piacere di presentare il mio direttore generale Bruno Bertero della TL Langhe, Monferrato, Roero che vi racconterà tutto quello che sta facendo la TL per questo Monferrato on stage e per il Monferrato in generale. Non proprio tutto, perché sennò faremmo notte. Mi metto là, a favore di camera, qui sullo spigolo. Eccomi qua. Bene, buonasera a tutti, grazie, buonasera vicepresidente, ai sindaci presenti. Non è la prima volta che ci incontriamo, l'abbiamo fatto in questi mesi e vi lascio con una minaccia, continueremo a farlo per i mesi successivi, perché abbiamo iniziato e quindi il lavoro è lavoro da svolgere tanto, ma non voglio fermarmi sull'attività che abbiamo fatto o che dovremo fare, voglio concentrarmi su questo evento in particolare, perché l'attenzione della TL è rivolta a questo tipo di evento. Intanto perché parlo dal punto di vista tecnico, turistico naturalmente, non dal punto di vista del contenuto che vi verrà poi presentato dagli organizzatori. Intanto perché la TL ha un compito che è quello di promozione di una destinazione. La promozione passa attraverso mille iniziative che hanno come elemento fondamentale la costruzione di un prodotto. Quello che presentiamo oggi è un prodotto a tutti gli effetti di un territorio. È un prodotto, peraltro, intelligente, perché ha una capacità non di concentrare i flussi, ma di sperdere i flussi sopra il territorio. E questo dà, oltre che un livello di notorietà, un livello di conoscenza differenziata dei pubblici. E questo è un ulteriore aspetto di questa tipologia di intervento, perché tocca pubblici diversi nell'ambito della medesima rassegna e quindi risponde a esigenze dei turisti che oggi hanno bisogno di motivazione per muoversi verso i territori. Questi sono gli elementi sui quali la TL ha messo a disposizione la sua attività attraverso l'ufficio stampa, attraverso l'ufficio social. Qui c'è Cristina, da qualche parte non la vedete perché è piccola, ma c'è Chiara che è molto attiva e che si sta muovendo su tutta la parte dei social, che condividerà insieme a tutti i canali di Visit Piemonte e ai canali degli organizzatori tutte quelle che sono le informazioni. Ma non ci siamo ritenuti soddisfatti perché abbiamo voluto aggiungere all'interno di questa una comunicazione più leisure una parte più specifica, più tecnica, che è stata l'ufficio stampa, che è l'ufficio stampa che ci segue, che è
uno forse dei player principali dal punto di vista della comunicazione sugli eventi musicali. È una scelta di posizionamento, lo dico perché poi in questi giorni vengo pizzicato sovente sui social, ma io non mi curo tanto, e anche sui giornali sembra che l'attività dell'ATL sia un'altra cosa, debbano essere altre attività. Noi siamo partiti in accordo con il vicepresidente e con Visipiemonte dal territorio. Sappiamo che per sviluppare una destinazione che è in potente crescita, occorre aiutare il territorio nell'implementazione verticale di quelli che sono i servizi di fruizione della destinazione. Monferrato On Stage rappresenta un modello, ed è un modello valido per questo periodo, che è il periodo estivo. Poi, nell'arco dell'anno e nell'arco delle diverse stagioni, rafforzeremo la nostra comunicazione su altri segmenti, come abbiamo fatto ad esempio con il Magico Paese di Natale, che è un modello di fruizione turistica che parla a pubblici diversi. Ecco, questo è l'obiettivo in pochissime parole che l'ATL si è prefissato. Tra parentesi, rimarrò con voi un po' nella conferenza stampa, perché questa sera, caro vicepresidente, è la sera di un altro comune del Monferrato con il quale incontreremo gli operatori, che è un'attitudine che abbiamo avuto fin dall'inizio e che proseguiremo nell'arco di tutta la nostra stagione estiva. Grazie, grazie Cristina. Grazie al direttore Bertero. E va bene, allora diciamo che tagliamo corto e andiamo a scoprire questo modello Monferrato On Stage da Cristiano Massaia, presidente di Fondazione MOS e direi anima decisamente del Monferrato On Stage. Ma io adesso non posso che ringraziare per le parole che hai usato, Cristina, ma devo dire delle cose, perché quest'anno Monferrato Stage ha avuto uno sviluppo particolare, nel senso che, inutile nasconderci, non ci hanno creduto tutti a questa rassegna, non ci hanno creduto tutti a questo modo anche un po' di rappresentare il territorio in un modo diverso. Con Fabio, quando eravamo alla provincia, all'epoca consiglieri, io e lui ci dicevamo: ma nel Monferrato vanta che fa su quei cos, bisogna fare, ti ricordi? Però bisogna cambiare il livello. Molte volte viene percepito come una riduttivo, ma non è così nei confronti di qualcuno. Bisogna ragionare ad un livello diverso. Bisogna creare della qualità in ogni sua formula, che non paga all'inizio, sicuramente no, ma nel tempo paga. Questo percorso, che è stato veramente molto faticoso, ma ha retto nel tempo, ci ha portato oggi a riunire, no? Una compagine che io credo che in 30 anni, posso dire, di vita amministrativa o comunque di presenza sulla provincia di Asti, non ho mai visto la regione, Visit Piemonte, l'ATL, l'Ecomuseo, tutti in un unico percorso. Noi siamo i più piccoli, stiamo da un lato per non essere travolti. Questo è un esempio di un termine che viene usato spessissimo, termine fondamentale ma abusato, che è il termine sinergia, no? Cioè la sinergia noi la facciamo a parole, nella verità ognuno guarda il suo giardino secco spesso. Quindi il mio grande ringraziamento va veramente a tutte queste istituzioni che, con cui ho avuto un rapporto e ci hanno accompagnato, da Cristina Pellerino, con il quale ormai è un personaggio, un fulcro fondamentale in un percorso veramente, come si può dire, di grande orgoglio, perché ripaga della fatica che noi abbiamo fatto per tanti anni. Grazie. Grazie a voi per averci coinvolti. Non so, mi pareva da scaletta che ci fosse forse Ettore per raccontarci qualcosa, perché insomma siamo qua adesso già da una ventina di minuti, così scopriamo questo cartellone. Forse c'è scritto il sottotitolo, è dal 3 giugno all'8 settembre, quindi insomma direi che c'è l'imbarazzo della scelta. Allora abbiamo qui Ettore Carretta, manager di Intersuoni, giusto? Sì. E fondatore, cofondatore di MOS, diciamo, da quando è stata fatta la fondazione. Allora, intanto vorrei dire una cosa. L'anno scorso c'eravamo come orientamento di MOS, mossi verso il centro, cioè verso il capoluogo, verso Asti. Quest'anno torniamo
a lavorare solo sullo sviluppo, diciamo, più capillare e sui vari comuni aderenti. È stata una scelta voluta e consapevole. L'anno scorso è stato fatto un passo sul capoluogo e quest'anno ritorniamo a cercare di valorizzare tutti i comuni che hanno aderito fin dall'inizio in tutta questa epopea che Cristiano Massaia conduce da tanti anni, ancora prima della fondazione MOS. E quindi abbiamo cercato di coinvolgere i comuni anche più motivati, no? di avere sempre di più dei partner che fossero, diciamo, d'accordo con noi, vicini a noi nella scelta degli eventi, degli artisti, delle manifestazioni e di quello che andavamo a organizzare. Allo stesso tempo, brevissimamente sul programma, voglio dire questo, che abbiamo cercato di portare nel territorio una serie di eventi. Io parlo più che altro degli eventi musicali, perché degli altri eventi poi ci sono altre persone che sono più qualificate di me a parlarne. Parliamo degli eventi musicali, abbiamo cercato di portare degli artisti, di far crescere la manifestazione, di portare degli artisti più importanti, più di nome, nel territorio. Abbiamo visto che abbiamo spettacoli di Francesco Baccini, di Dolcenera, di Irene Grandi, di Stefano Di Battista e Niki Nicolai, di Morgan, tutti quanti, e di Amalia Ghe, che c'è già stata, per quello che mi è, perché era stata già a MOS qualche anno fa, ha avuto un grandissimo successo, tutti erano rimasti molto contenti, per cui abbiamo deciso di riproporla. Diciamo questo, che questi sono gli eventi principali. Poi c'è un altro evento, secondo me, molto molto importante, che sta a sottolineare la collaborazione ancora una volta col territorio, che è quello dell'Orchestra Sinfonica di Asti a Orsolina 28, cioè a Moncalvo, laddove questo tipo che è la prima volta che si stringe una collaborazione con quest'altra istituzione territoriale, che possiamo chiamare così, Orsolina 28, che fa delle grandissime iniziative più legate al mondo della danza, ma anche legate al mondo della musica. Noi abbiamo voluto esserci, abbiamo trovato il modo di inserire l'orchestra in quel palco, che è un palco unico e meraviglioso. Il filo conduttore che unisce tutti gli eventi musicali che abbiamo messo in piedi è quello di presentare gli artisti in una veste più intima, più diretta, più particolare, laddove il pubblico non li ha ancora visti. Quindi Dolcenera da sola col pianoforte, anche Morgan da solo col pianoforte, anche Baccini da solo col pianoforte, quindi in versioni acustiche, in versioni più intime, dove magari riescono a raccontare delle storie che non hanno raccontato nei contesti più concertistici, diciamo così, ufficiali, e raccontare delle storie che magari le persone non hanno ancora sentito e che sono curiosi di sentire. Tutto quanto sempre abbinato a dei contesti tematici che si fondono con gli eventi, diciamo, gastronomici, perché comunque noi abbiamo sempre presente il nostro faro, che è quello della valorizzazione del territorio monferrato, e quindi di mettere insieme la musica con gli eventi gastronomici e non solo. Questo è il filo conduttore di tutto quanto. E niente, siamo convinti di aver fatto un programma che piacerà a tutti, speriamo, ecco. Bravo. Questo. Aggiungo una cosa legandomi a quello che diceva, non mi ricordo il nome, Gabriella prima. Le serate di Baccini, la serata di Dolcenera, la serata di Amalia Ghe e la serata di Stefano Di Battista sono allocate in luoghi particolari. Due saranno nella parte antistante di chiese romaniche. Proprio perché delle chiese romaniche, adesso qui domani mi odieranno un po', se ne parla da tanto tempo, sono indubbiamente un monumento importante e architetturalmente significativo del nostro territorio. Il problema è che continuiamo a non raccontarle, o perlomeno a raccontarle in un modo un po' strax, si dice in piemontese, no? Cioè, sempre con quello lì l'ha aperta, si può andarla a vedere. Cioè, tu l'arte la devi portare a chi non la conosce, perché chi sa già, e lo sa già, non serve a poco. Quindi cominciamo questo test, così il prossimo anno facciamo un tour musicale delle chiese romaniche di questo tipo, giusto? Bene, a posto. Oro Monferrato, che è legato a tutto questo percorso, ne parlerà Fabio adesso. Faccio parlare subito. Bene, grazie, tocca a me ancora.
ormai mi interrogano tutti i giorni, sono preparato. No, no, beh, allora, grazie intanto dell'opportunità. Il Romo Ferrato non è di Fabio Carosso, ma è un territorio, quindi grazie a tutti i sindaci che fanno parte di questo magnifico territorio che è il Nord Astigiano sostanzialmente, tutto quello che è tra Moncalvo, insomma, e la zona dell'autostrada, per capirci. Non è nato per caso, è nato perché c'era un progetto di sviluppo turistico e abbiamo individuato insieme a tutti i sindaci questo nome, che è molto interessante e molto bello perché è un territorio molto piccolo, parlando a livello di struttura turistica, di ricezione turistica, è un territorio molto bello ed è prezioso. Allora, alla fine, il nome Oro era quello più appropriato, quindi Oro Monferrato è il cru del nostro Monferrato. Il Monferrato parte da Ovada, arriva fino alle colline chieresi, quindi bisognava dare un'identificazione. Tutto quello che è in questa bellezza di questo territorio, quindi le colline, i vini, il sapere, le conoscenze, i nostri contadini, tutto quello che c'è, il tartufo, tutto quello che c'è in questo territorio è prezioso come l'oro. Da lì nasce questa idea di lavorare con, insomma, tutti insieme per identificare una zona. Quindi l'interesse per far crescere questa nuova meta turistica, quindi questo nuovo Oro Monferrato, è che tutti utilizzino questo brand, questo marchio, nella carta da lettere, nelle mail, in tutti i poster, in tutti i manifesti, ogni volta che c'è un post, ogni volta che c'è qualcuno che ne parla, deve citare Oro Monferrato, perché così identifica un territorio che è Nord Astigiano e qualcuno quando arriva dice: sono andato in quel territorio del Monferrato, ma dove c'è il cru, dove c'è la parte più bella, o quella che noi abbiamo pensato essere la più bella, da astigiani non potevamo dire che era più bella Ovada, nel senso che è anche bella Ovada, ma chiaramente abbiamo individuato questo perché è molto importante. Qui noi siamo contenti anche che Oro Monferrato venga, insomma, così, riconosciuto all'interno di questa manifestazione, e che anzi che Monferrato stesso sia praticamente all'interno di questo territorio magnifico, perché con tutte le sue bellezze e le sue peculiarità si porta dietro, insomma, un po' di turismo. Credo che, come è già stato detto da tutti, oggi veramente viviamo un momento molto magico. Il fatto che il direttore Bertero ci confermi che il Monferrato ha i numeri, le capacità, le potenzialità di crescita che aveva probabilmente qualche altro territorio, pensiamo anche al Lago Maggiore piuttosto che le Langhe, citiamo sempre le Langhe perché ce le abbiamo qua vicine, ma non per invidia, per ammirazione. Noi siamo contenti che ci siano persone che hanno fatto bene e prima, così è sufficiente copiare e magari evitare gli errori che sono stati fatti. Quindi siamo sicuri che questo territorio avrà grande soddisfazione. Adesso è il momento che tutti dobbiamo avere consapevolezza di vivere in un territorio che è Oro Monferrato, dobbiamo dire anche agli imprenditori che bisogna investire in questo territorio, i sindaci lo sanno bene, ne parliamo molto con tutte le strutture, bisogna portare persone che hanno voglia di investire, investire non solo nel turismo, ma nelle attività commerciali, artigianali, nelle industrie, cercando di portare qua persone che hanno voglia di portare la residenza delle loro aziende e delle loro famiglie, perché i territori crescono quando ci sono teste pensanti, persone capaci. Se noi le teste pensanti, quelle capaci, le facciamo andare via, a un certo punto si scioglie tutto e quindi noi facciamo degli sacrifici e degli sforzi per nulla. Quindi dobbiamo tutti insieme fare veramente squadra. È tanto tempo che lo diciamo. In questo territorio, caro Bruno, che tu, insomma, frequenti da tanti anni, ma come sai, si sente parlare di squadra, ma poi in realtà facciamo fatica. Impariamo un pochettino dai siciliani, non dai langhetti, che sono già bravi, dai siciliani. Quando tu parli con i siciliani, sono tutti siciliani. Non c'è la destra, la sinistra, quello più alto, quello più basso, sono siciliani. Questa è la loro forza. In Langa è anche così, quando tu parli con la Langa parlano tutti insieme, tu vai con i sindaci, con le unioni, con la TL, parlano di un prodotto e vanno tutti nella stessa direzione. Da noi sì, va tutto bene, ma facciamolo da me. Eh no, bisogna farlo nel posto migliore, bisogna mettere il miglior direttore, bisogna essere il miglior presidente, il miglior proloco, c'è sempre a cercare l'eccellenza. Non dobbiamo più mettere l'amico, il mio cugino, lo zio, questo è bravo, chiamiamo lui così gli facciamo un piacere. Non va bene, perché per diventare bravi ed essere eccellenti bisogna mettere i più bravi, bisogna chiamare quelli più competenti, bisogna spiegargli ai ristoranti che devono fare in maniera che il piatto sia migliore, comprare la farina più buona per fare la pasta, avere il dolce più buono, il vino bisogna dirgli devi mettere il tappo migliore, devi avere l'etichetta più giusta. Questo è la crescita di un territorio. Noi dobbiamo fare quello spirito lì. Oggi parliamo di turismo, parliamo di manifestazioni, quindi è tutto molto bello col sorriso, ma abbiamo tante situazioni che devono ancora cambiare. Di marketing, strategia, collaborazione, non invidia, una sana, diciamo così, competizione che fa crescere il nostro territorio. Oro Monferrato è tutto questo. Io credo che lo sforzo sarà, insomma, ancora per qualche anno e poi ci godremo con grande soddisfazione tutto quello che oggi stiamo dicendo. Grazie. Aggiungo solo una cosa, visto che si entra poi anche un po' nella parte musicale, per tutti coloro i quali scrivono sui giornali e che domani scrivano, perché io leggo.
qui abbiamo un sindaco che è Alessandro Bagliano, che sarà fra due giorni, Portacomaro diventerà la capitale in parte della musica classica, ma più specificatamente del trombone. Cioè lui si è inventato una roba molto particolare che io sto sentendo che ha molto appeal, ma non è una roba, quindi Alessandro alzati che intanto tutti vedano che... Quindi coloro i quali scrivono sui giornali domani scrivano di sabato e domenica, perché ci sono dei personaggi importanti. Io Vincent Le Pape l'ho conosciuto e adesso facciamo dire due cose anche ad Enrico Bellati, che è il presidente dell'Orchestra Sinfonica ed è veramente un personaggio. Quindi tutti i tromboni, che detto così, no? È simpatico. Una parola solo ad Enrico, che è grazie alla regione noi faremo questo spettacolo che abbiamo inventato di sana pianta noi, lo racconta lui, che si chiama Symphony of Rock, presidente dell'Orchestra Sinfonica. A me piace buttare per aria le scalette, mi diverto come un matto. Devo andare lì anch'io? Posso mettermi qua? Anche là in fondo? Ma io mi metto anche qua, non è... solo che impallo questo, spero di no. Mi metto qua di fianco, mi metto. Allora, buona giornata. No, mi dicono di no. Allora, no, ma non voglio rubare il posto a nessuno. Scusa, faccio veloce. Buonasera a tutti. Sono Enrico Bellati, sono, come già stato presentato, presidente dell'Orchestra Sinfonica di Asti. Vi porto, mi metto anche giù. Ecco, perfetto, mi danno indicazioni. Vi porto i saluti anche del direttore dell'Orchestra Sinfonica di Asti, Silvano Pasini, maestro Pasini, che non può essere qua con noi oggi per altri impegni. E niente, sì, come spiegava Cristiano, ci siamo inventati questa cosa di Symphony of Rock, che è un qualche cosa che ho già raccontato in più di un'occasione, ma mi fa piacere ricordarlo. E è una cosa che avevo io personalmente dentro da più di 20 anni, questo tipo di spettacolo, è un qualcosa che mi girava nella testa, perché avevo fatto delle cose simili soprattutto all'estero. In Italia non le vedevo, da musicista, perché sono anche musicista. All'estero mi era capitato di fare delle cose di questo genere, avrei voluto portarle in Italia, magari dargli anche un taglio un po' più diverso, come poi siamo riusciti a realizzare. Un desiderio, un sogno, un pensiero che è rimasto sempre lì latente in mezzo a 1000 concerti, 1000 impegni, 1000 cose, e poi un giorno ci siamo incrociati con Cristiano, che aveva nella testa un'idea folle di unire una chitarra elettrica ad un'orchestra sinfonica. E allora parlane oggi, parlane domani, è rimasto un po' latente. Diciamo che per noi il Covid è stato probabilmente, anzi è stato sicuramente magico per noi, nonostante che sia stato un dramma per tutti e anche per noi per altre cose. Però per questo Symphony of Rock è stata la situazione che ha innescato la situazione per poterlo creare. Quindi 2 anni chiusi in casa, ci siamo guardati tra tutti quanti, diciamo call e quant'altro. A un certo punto io ho detto anche ai miei collaboratori, a Silvano, ho detto: per noi, per stare in casa a guardare il soffitto, mettiamoci a scrivere. E ci siamo messi a scrivere, abbiamo scritto per 2 anni musica, arrangiamenti, provati, riprovati, sentiti, e così è nato Symphony of Rock, che ha debuttato quest'estate, e poi porteremo, e posso dire la data? Sì, vabbè, segnata, l'11, sì. Ufficiale, non è segreta. L'11 giugno appunto all'Orsolina 28 a Moncalvo, con un enorme spettacolo su un palcoscenico veramente incredibile, sospeso in mezzo ai vigneti, con una vista impressionante. Per noi è la prima volta che andiamo lì, credo che all'Orsolina 28 sia la prima volta che suoni uno spettacolo così grande, perché io mi sono più o meno informato, ero di solito un po' più piccolino, pure spettacoli di danza. Vi ringrazio e buon proseguimento. Bravo. Ecco, allora diciamo che insomma giusto il tempo di presentare Monferrato on stage, c'è già da non perdere Portacomaro questo weekend e la settimana dopo appunto l'Orsolina 28 in questo bellissimo evento che appunto è sotto il cappello di Oro Monferrato, in cui grandissima forza ha portato anche la Fondazione Piemonte dal Vivo, e quindi insomma che ringraziamo. Quindi tra l'altro i biglietti sono già disponibili, prenotabili, non fatevi insomma scappare il posto per l'11 giugno, mentre noi proseguiamo con la presentazione dei partner di
questo Monferrato on Stage, perché abbiamo detto che il festival ha tante anime e naturalmente c'è anche tutto l'aspetto gastronomico e tutto quello che è l'identità territoriale, e abbiamo qui Elisabetta Serra, presidente dell'Ecomuseo Basso Monferrato Ostigiano, che ci racconterà come l'Ecomuseo è impegnato in Monferrato on Stage. Naturalmente sono impreparata, non avevo capito che dovevo dire questo. L'Ecomuseo è un ente della Regione Piemonte che si occupa di memorie. Io ho iniziato a occuparmene che avevo 20 anni di demoantropologia, gli ecomusei non esistevano ancora e andavamo a dare fastidio agli anziani dicendoci: ci racconti com'era misera la sua vita quando era giovane. E quindi quella era l'idea di memoria di questo territorio, cioè di un territorio povero che va agli attrezzi, eccetera. Io oggi vedo gli anziani di oggi sono nati con Mick Jagger e quindi hanno una narrazione da raccontare che è decisamente diversa, e quello che io trovo meraviglioso nelle cucine del Monferrato Stein con queste straordinarie proloquo è come le generazioni sono insieme per mescolare le memorie di un tempo con le memorie di oggi. Trovo straordinario quello che accade quando i piatti antichi sono rivisitati in forme moderne, in forma eccezionale. L'immagine che si dà quindi non è più di un territorio povero dove si faccia con gli avanzi, che è certamente una pagina della nostra storia, ma non è la pagina di oggi. Ne siamo contenti, ne siamo lieti, ed è straordinario vedere questi anziani che si fanno cazziare dai nipoti perché alle 3 del mattino cantano, ballano, non vogliono andare a dormire. Io trovo questa cosa bellissima, trovo che le proloque è il posto in cui le generazioni si incontrano, si siedono attorno a una cosa che fa comunità, che è il cibo. I giovani imparano e insegnano, gli anziani imparano e insegnano, e quelli di mezzo come me mangiano, e quindi siamo assolutamente tutti felici. Cosa ho dimenticato? Federico Ferrero è naturalmente il nostro capitano, colui che a ogni generazione ha qualcosa da dire. Normalmente facciamo tutto sbagliato. Quando uno dice io mangio l'anno, no! Questo è Federico Ferrero e noi lo amiamo così. Giusto? Ho sbagliato? Ho detto qualcosa di sbagliato? Posso sedermi? Grazie. Allora, grazie Elisabetta Serra. Ci avviamo verso la conclusione, gli ultimi interventi, non meno importanti, sempre per quanto riguarda il territorio. E allora abbiamo qui Maria Grazia Baravalle, direttrice di Confagricoltura Asti, che insomma ci dirà perché la Confagricoltura crede in un progetto come Monferrato on Stage. Grazie a tutti. Confagricoltura ha aderito a questo progetto lo scorso anno e ci siamo immediatamente innamorati, ecco, lo diciamo in maniera manifesta, nel senso che Confagricoltura, perché Confagricoltura, mi riallaccio a quello che diceva anche il vicepresidente Carosso, perché è un'associazione, io lo sottolineo sempre, di imprese agricole, e che devono avere per forza, per la sopravvivenza di un territorio, non solo quell'aria bucolica, no, di cui piace raccontare, ma di cui poi non si vive, non si campa. Quindi le aziende agricole e le aziende agrituristiche naturalmente sono il tessuto di questo territorio e quindi non possono che partecipare a questo evento. Devo dire che la caratteristica che abbiamo riscontrato l'anno scorso in MOS anche è un arricchimento, anche se mi consentite una piccola connotazione, anche di carattere personale, perché la magia, se posso riferire, è quella che si abbina a una serie di eventi che, come dire, hanno dietro un'organizzazione grandissima e sicuramente di livello, però si abbinano a delle persone vere che ci mettono l'anima e il tempo. Quindi non ricordo i nomi di tutti per non dimenticarne nessuno, però mi sento di poter utilizzare la parola eroi, perché alcuni di loro sono veramente eroi in quello che fanno. Sicuramente il nostro territorio è turismo. Approfitto della presenza del direttore dell'ATL per dire che Confagricoltura è in corsa, ma ci siamo quasi, per entrare nella compagine societaria dell'ATL, e quindi lo facciamo con orgoglio e con contentezza questa. Noi siamo pronti per partire, e logicamente il legame
c'è il legame enogastronomico, ci mancherebbe, perché le nostre aziende producono alimenti, cibo e producono vino. Ma l'ultima cosa che ci tengo a sottolineare è l'aspetto proprio anche culturale e di gioia che è trasmessa dalla musica. E quale più bel regalo al nostro mondo agricolo di quello di poter avere anche qualcosa di carino e di meraviglioso come questo. Grazie a tutti. Ci vediamo durante tutta l'estate. Grazie. Grazie alla direttrice anche per questo attestato di stima nei confronti ovviamente della Fondazione e nei confronti della nostra TL ovviamente. E bene, siamo verso la fine, abbiamo parlato appunto di musica, di gastronomia, di questo progetto bellissimo col chef ambassador Federico Francesco Ferrero. Naturalmente non mancheranno i vini, per cui tutta la selezione curata dal consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. E quindi abbiamo parlato di Proloco, di tutto l'impegno. Dietro a questo impegno, questo grande impegno, c'è ovviamente quello dei sindaci, perché i sindaci sono sempre in prima linea e si sa a ospitare questo tipo di manifestazione, occuparsi di un po' di tutto di solito, perché poi il sindaco si occupa di un po' di tutto. Noi abbiamo al tavolo una sindaca di uno degli eventi di Monferrato on Stage, nonché fa parte anche della Fondazione MOS ed è anche in rappresentanza del progetto Snodi, che vi dirà la sindaca di Pia, Sara Rabellino, un bellissimo progetto che mette insieme davvero le anime di Langhe, Monferrato, Roero con i tre comuni coinvolti, ovvero Pia, Neviglie e Guarene. Sara Rabellino. Grazie Cristina. E non so chi è che prepara le scalette, ma io sono sempre l'ultima a parlare e quindi adesso devo tirare le fila. E, allora, innanzitutto vi parlo brevemente di quello che è il progetto Snodi, un progetto finanziato dal MIC con quindi fondi PNRR, e come ha già anticipato Cristina coinvolge i comuni di Guarene e Neviglie, quindi appunto un progetto che si snoda su questi tre territori sotto appunto l'unica ATL che già abbiamo. E questo progetto permette di portare delle risorse per investimenti di tipo materiale, ma soprattutto per investimenti di tipo immateriale. Per progettazione immateriale parliamo ovviamente di cultura, perché è un bando per la cultura. E la cosa molto bella di questo tipo di finanziamento è che ha dato la possibilità alle associazioni del territorio, nell'ambito della linea di intervento per il Monferrato e la linea di intervento Ricreazione Monferrato, di essere partner attivi di progettazione e di attuazione degli eventi culturali. MOS è uno di questi partner che nel territorio appunto del Monferrato, perché non parliamo di Piea ma parliamo di Monferrato, è una appunto delle associazioni che in collaborazione con la Proloco e di Piea e con Monferrato Excellence andrà ad attuare una serie di interventi con il beneficio economico che Snodi ha potuto portare. Quindi Snodi è, come dire, qua faccio la rappresentante di Snodi e quindi sono felice che Snodi possa aver dato anche un contributo economico, perché poi anche di questo parliamo, per arricchire la rassegna MOS, e che nello specifico ha creato, diciamo, un festival nel festival progettato da MOS insieme ai ragazzi del territorio, insieme alla Proloco, che sarà a Piea l'ultimo weekend di luglio, e hanno inventato questo nome che è Captura the Woodland Experience, perché abbiamo legato il festival, quindi la musica, la cucina, ma l'abbiamo legato a quello che è il paesaggio tipico del nostro territorio, che è prevalentemente boschivo, e quindi proveremo a dare questa declinazione. Non vi anticipo troppo perché ci saranno un po' di sorprese, quindi vi invito a venire poi a Piea il 29 e il 30 luglio. E in seconda battuta parlo ovviamente come sindaco, e sono molto onorata di poter rappresentare tutti i miei colleghi sindaci che con i loro comuni aderiscono a Monferrato Stage. Ci sono molti colleghi presenti questa sera e credo che compito delle amministrazioni sia fondamentale quello di continuare a, non abbiamo molte risorse, ma di continuare a spingere, a promuovere iniziative di questo tipo che, come si diceva prima, sono veramente fare sinergia.
E da ultimo raccolgo quanto detto tra le righe, forse da Elisabetta e anche da Maria Grazia, perché non ringrazio nessuno in particolare, perché sennò rischiamo veramente di dimenticare qualcuno, ma dietro questo progetto c'è veramente un lavoro di volontariato, perché questo è fatto di una grande sinergia tra le amministrazioni, tra le Pro Loco e tra tanti altri soggetti. Qua abbiamo Mauro Quirico, che ci mettono tanta dedizione, Stefania Maggio che coordina le Pro Loco, Daniela che si occupa di farci un po' da badante per tutto. Quindi insomma c'è veramente un mondo di persone e di attività che vengono fatte con grandissima passione. Io ringrazio tutti di cuore per questo. Ultima cosa, poi mi taccio perché mi dicono che forse l'abbiamo dimenticata, quest'anno c'è anche un filone house all'interno del festival Monferrato on Stage, quindi un calendario con pubblico musicale veramente molto variegato, e abbiamo cercato in questa maniera di, come diceva il direttore Bertero prima, anche di declinare verso pubblici differenti e poter accontentare un po' tutti. Grazie. Posso dire ancora una cosa? Poi... Ok, no, io chiedo sempre perché... Allora, sì, sul discorso dell'offerta musicale si è voluto variare parecchio. Dobbiamo citare Cantarana, che vedo Graziella, che sarebbe già dovuta essere avvenuta, ma il tempo non ha voluto così. Adesso stiamo cercando, prima di Natale, da qualche parte sta serata la facciamo. Dobbiamo solo capire dove inserirla. Se siamo tutti d'accordo e se voi avete ancora due minuti da dedicare, noi faremo partire il trailer di Symphony of Rock, quello che vedranno tutti i sindaci che sono stati invitati appunto a Orsolina 28 domenica, no, non questa, la prossima. Grazie a tutti. Parte già subito il video. Ok, perché abbiamo Giulia a Milano. Se intanto se siete riusciti a seguire tutto, Giulia, e se c'è qualche domanda dal tuo pubblico che ci segue. Allora, grazie di tutto, grazie a tutti quanti per essere venuti alla conferenza, per essere collegati. E siete tutti interventi molto esaustivi, per cui dal web non ci dovrebbero essere domande. Nel caso magari mentre vediamo il trailer, ricordo che è collegato su Zoom, che può scrivermi in chat per prenotarsi, e Cristina, se c'è qualcuno in sala che vuole fare un intervento sul trailer, avremo un intervento. Grazie. Grazie a te Giulia, bene, come vedete eravamo su due sale, non sembrava, anzi su più sale, Monferrato on Stage nell'etere, nel mondo insomma. Qui dalla sala abbiamo qualcuno che ha qualche curiosità, grazie a tutti per essersi fermati, ne abbiamo una dal fondo sala. Volevo fare un paio di domande. Una è sul fatto delle aziende di accoglienza, sono pronte a ricevere questo flusso insperato che dovrebbe arrivare sul territorio? Altra cosa, le scuole, le scuole turistiche, alberghiere, sono coinvolte in questa cosa? Chi vuole rispondere? Dobbiamo far avere il microfono per far sentire. Bene, grazie. Qualcuno lo prende. Grazie intanto per la domanda, molto interessante. Allora, sicuramente c'è tanta strada da fare, lo sappiamo, ma c'è tanta volontà. Noi abbiamo visto che in diversi incontri, almeno io ho partecipato pochi giorni fa anche a una bellissima iniziativa del Comune di Cagliano, dove c'erano tutti operatori turistici, ristoratori, alberghieri, bed and breakfast, Airbnb. Purtroppo non abbiamo troppi alberghi, bisogna costruirne qualcuno, ma sono tutti molto motivati e tutti pronti ad ospitare. Quell'accoglienza tipica monferrina che fa tanto bene al cuore, nel senso che non è drogata, non è finta, è molto reale. E quindi sono convinto che bisognerà crescere, ma l'entusiasmo secondo me fa metà dell'opera, come si dice in questo caso. Sul discorso delle scuole alberghiere ne abbiamo parlato, adesso Cristiano potrà accennare, naturalmente dobbiamo coinvolgere molto di più, c'è un'attenzione molto particolare ai nostri territori, abbiamo bisogno di formare tanti ragazzi capaci, perché sappiamo tutti, siamo andati tutti nei ristoranti, ma non solo da noi, in tutta Italia, manca proprio la cultura, diciamo così, della spiegazione di un prodotto. Tante volte dicono che cos'è un tartufo,
scena muta, quasi come a scuola per prendere tre, e allora non va bene, bisogna sicuramente formare e coinvolgere di più, però abbiamo, noi qui abbiamo insomma diverse scuole d'eccellenza, credo che se Cristiano vuole aggiungere qualcosa per questa cosa, ma la fanno da padroni sicuramente le proloquo in questo caso per il mangiare, io ho visto che ecco anche lì in queste otto stagioni si è cresciuti tantissimo, l'ultima volta ero a Villa Franca d'Asti qualche giorno fa e devo dire che abbiamo mangiato come in un ristorante stellato sotto un porticato di un comune, una cosa anche molto particolare, perché tu non ti aspetteresti mai che una proloco sia in grado di offrirti una cena così piacevole. Cristiano. Sì, molto brevemente alla seconda domanda, nel senso che la nostra fondazione ha l'accordo con l'Istituto Penna di Asti, quindi noi abbiamo una convenzione e durante alcune serate, quelle che sono strutturate in un modo un po' più servito a tavola, come quella che a Villa Franca c'erano, noi abbiamo questi ragazzi che fanno le ore di stage e che provengono dalla scuola alberghiera. Ma questo è già il secondo anno che noi abbiamo la convenzione, già dall'altro anno. Per la promozione di questi due o tre mesi di grandi feste, no? Coinvolgete in qualche modo anche la stampa e come fate a conoscere queste cose al di fuori del territorio? Ci sono due risposte, una gliela do rispetto alla domanda prima, solo integrazione a quello che ha detto il vicepresidente, che è il tema delle agenzie turistiche, non so che cosa intenda lei per agenzie turistiche, quindi metto due ipotesi diverse. Uno sono gli operatori del territorio che sono molto coinvolti su questo tipo di attività e anticipano in realtà tutta una serie di esigenze perché i turisti loro li hanno in casa e quindi sono loro che ci stanno profilando le esigenze di questi turisti. Oggi la nostra ATL ha finito un panel con un gruppo di residenti olandesi e con loro abbiamo lavorato per capire quali sono i motivi di promozione su quei mercati specifici. Stiamo facendo un focus sull'Olanda, un focus sull'Inghilterra, un focus sulla Germania. Lo stiamo facendo con quei residenti europei che hanno deciso di comprarsi casa qui, che ci aiuta molto per la comunicazione e mi aggiungo alla sua seconda risposta. Per ognuno di questi mercati noi scegliamo una profilazione di risposta di mercato, ad esempio su tutto il tema di alcuni segmenti della musica ci sono delle destinazioni europee che sono molto più reattive e questo lo facciamo grazie all'ufficio stampa che ha visto collegato, quindi questo è il tema. Se poi dentro questa sua domanda, io ci metto ancora un pezzettino, il tema dei costi di comunicazione o quelli che sono gli investimenti sulla carta stampata, i budget di questa attività sono budget ridotti sui quali stiamo cercando di profilare al meglio tutti quelli che sono gli investimenti per ottimizzarli. Lavoriamo molto sul digitale per un motivo molto semplice, perché soprattutto parliamo di stampa anche nel digitale. Esattamente, ma proprio questa è la risposta, che in funzione dei target è più facile profilare determinate comunicazioni sulla parte digitale che hanno degli investimenti minori e che hanno un'ampia resa. In alcuni casi, alcuni segmenti di questi concerti hanno poi delle fanbase molto molto radicate sulle quali fare delle azioni e quindi il fatto di ADV specifica su quelle fanbase diventa più efficace dal punto di vista di comunicazione. Quest'anno siamo arrivati stretti perché nell'ambito del festival volevamo pensare sistemi di accoglienza, perché questo è il tema, l'ha lanciato il vicepresidente, sistema di accoglienza alternativi. Molti festival ormai rendono disponibili, ad esempio quelli di musica elettronica lo fanno, rendono disponibili dei glamping, quindi dei campeggi nei quali tu compri il biglietto oppure fruisci dell'esperienza e insieme ti diamo la tenda e il materassino, che poi alla fine decidi se tenere o non tenere oppure di lasciare all'organizzazione. Siamo arrivati stretti quest'anno, non ce l'abbiamo fatta, ma l'obiettivo nostro è per il prossimo anno di arrivare a questo tipo di attività, che risponde alle due domande che ha fatto lei. Come migliorare la ricettività sul nostro territorio, come profilarla in funzione di un'utenza e in funzione della comunicazione. Se sono andato fuori tema, mi perdoni, ma volevo darle questa risposta. Gli elementi di questo marketing territorio, no? Quindi li saprete meglio di me. Li stiamo mettendo in campo, stiamo facendo il possibile per farlo. La scelta di un ufficio stampa tecnico che lavori solo e esclusivamente sul segmento musicale è per noi un valore aggiunto oggi proprio su questo tipo di scelta. Non è altro che una qualcosa di internazionale. Sì, ma noi siamo facilitati perché lavoriamo sulla parte di comunicazione e destinazione. Profilare una scelta di comunicazione di musica effettivamente ci allarga la fanbase, come dice lei, giustamente. Aggiungo ancora una cosa se posso, parlava, se non ho capito male, dell'essere pronti ad accogliere
questi eventuali, sicuramente io che vivo nel Monferrato, io vivo a Piea, dove sostanzialmente non esiste, esatto, dove è Piea, se arrivi a Piea ti sei perso, no, comunque a parte questo, dove non ci sono di fatto strutture ricettive di nessun tipo, cioè non esiste un ristorante, non esiste un bed and breakfast, non esiste, e questo tra l'altro ci ha fatto vincere il bando Borghi, sottolineo, e porterà una cosa di cui vado anche molto orgogliosa, sul territorio dei fondi per le imprese, e quindi da questo punto di vista come la cultura si può poi collegare, perché da questo progetto, che è un progetto di tipo culturale, arriveranno altre risorse per giovani o meno giovani che vorranno impegnarsi ad aprire delle attività proprio sui territori, comunità operativa, territorio di Piea, quindi questa è la grande scommessa. Bene, quindi viva Piea, viva anche senza ristoranti, senza, ce la caviamo lo stesso, assolutamente sì. Bene, allora se non ci sono altre domande in sala, saluterei Giulia da Milano, che è appunto il nostro valore aggiunto, però se, non so se dopo il video poi ci siamo, cioè ci lasciamo con il video, quindi non so se salutarti, rimanete in collegamento per vedere il video e insomma guardiamocelo insieme. Buona visione. Di parole, ma va bene così, vi aspettiamo tutti fuori per un brindisi insieme e insomma buon Monferrato on stage a tutti. Grazie Giulia, grazie a tutti e grazie per averci seguiti fin qui.
A presto, vi aspettiamo qui nel Monferrato. Recording stopped.